Continua lo scontro sindacale tra la dirigenza della Uiltux e la Fondazione Santissimi Cuori di Gesù e Maria di Boiano. L'ultima azione è una lettera di diffida per retribuzioni maturate e non corrisposte. Nessuna tregua finora alla battaglia sindacale in corso tra i dirigenti della Uiltux del Molise, in rappresentanza di alcuni lavoratori, e di componenti della casa di ricovero della Fondazione Santissimi Cuori di Gesù e Maria di Boiano. Una lotta iniziata alcuni mesi fa per la decisione di produrre alcuni licenziamenti, tra l'altro subito impugnati dall'organizzazione sindacale. Oggi si parla di una lettera di diffida inviata alla Fondazione nella persona del suo presidente pro tempore Don Franco D'Onofrio e per conoscenza all'arcivescovo Giancarlo Brigantini, al sindaco di Boiano, al prefetto di Campobasso e perfino a Papa Francesco. Il motivo della diffida è relativo alle spettanze maturate non corrisposte ai dipendenti iscritti al sindacato, in pratica 3/14, fatto salvo un acconto di 200 euro erogato su una di esse, una 1/13 mensilità, oltre alla metà della retribuzione relativa al mese di maggio 2022, erogata solo parzialmente in maniera, scrivono nel documento, del tutto illegittima e unilaterale. I sindacalisti chiedono, confidando sullo spirito cristiano dei componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione, debba essere erogata in unica soluzione almeno la mensilità di giugno 2022 e la metà di quella di maggio 2022, arbitrariamente non corrisposta ai lavoratori. Intanto annunciano per i prossimi giorni una manifestazione di protesta all'esterno del Palazzo Comunale di Boiano.